Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla conferenza stampa della BCE. Sono in compagnia del presidente della BCE, Christine Lagarde, e il vicepresidente De Guindos. Mi chiamo Wolfgang Creusel e più tardi nella Q&A vi chiederei gentilmente a tutti i giornalisti di accendere le vostre videocamere per potervi vedere. Adesso ovviamente do la parola alla Presidente Lagarde, prego. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Il Vicepresidente ed io siamo molto felici di darvi il benvenuto alla nostra conferenza stampa. L'economia dell'Eurozona continua a riprendersi, il mercato del lavoro sta migliorando ulteriormente grazie al sostegno di politica monetaria e fiscale. Ciononostante, la crescita rimarrà sotto le nostre aspettative nel primo trimestre, visto che la pandemia continua a pesare sulla nostra economia, la carenza sulla supply chain e ovviamente il rallentamento causato naturalmente dai ritardi legati alla pandemia avranno un impatto negativo sulle spese dei consumatori, ciononostante l'economia è impattata meno e meno rispetto, sempre di meno rispetto ai mesi precedenti e soprattutto la restrizione della produzione rimarrà naturalmente meno colpita rispetto al passato nel corso di quest'anno. Inflazione. Dunque, l'inflazione è incrementata fortemente negli ultimi mesi e ci sarà probabilmente altro rialzo entro febbraio. Questo è soprattutto grazie ai costi delle energie che spingono i prezzi all'interno di tanti settori, e soprattutto anche il prezzo del cibo che rimane molto elevato. L'inflazione rimarrà elevata per più tempo rispetto alle nostre aspettative, ma diminuirà nel corso dell'anno. Il Consiglio direttivo ha deciso di confermare le decisioni prese al nostro incontro dell'ultimo dicembre, come dettagliato nel nostro comunicato stampa pubblicato oggi alle 13:45. Continueremo a ridurre il ritmo dei nostri acquisti all'interno del PEP, passo per passo, passo dopo passo nel prossimo trimestre. E soprattutto all'interno del PEP e all'interno dell'APP, il PEP terminerà alla fine di marzo. Considerando le incertezze, abbiamo più bisogno che mai di mantenere la flessibilità e opzionalità nel condurre la politica monetaria. Il Consiglio direttivo è pronto ad aggiustare la propria politica monetaria ove opportuno per assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Adesso vorrei illustrare i motivi di tale decisione e come vedremo l'economia e l'inflazione svilupparsi nei prossimi mesi e poi parleremo della nostra valutazione di condizioni finanziarie e monetarie. La crescita economica si è rallentata attualmente allo più 0,3% nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, ciononostante l'output ha raggiunto i livelli pre-pandemici verso la fine del 2021. L'attività economica e la domanda rimarranno fermi nella prima parte di quest'anno per più motivi. Primo, innanzitutto, le misure di contenimento stanno ovviamente impattando i servizi dei consumatori, in particolar modo i viaggi, il turismo, l'ospitalità e il comparto dell'entertainment. I tassi di infezione sono tutto sommato alti, però l'impatto della pandemia e la vita pandemica per il momento è meno danneggiante rispetto ad un anno fa. Il ridurre ovviamente della capacità di acquisti delle famiglie e soprattutto dei business impatta negativamente l'economia. La carenza di equipaggiamento, approvvigionamento, materiali e soprattutto manodopera continuano a impedire la produzione di beni e il comparto manifatturiero, le costruzioni e il comparto dei servizi vengono tutto sommato colpiti.
Questi sono segnali che i bottlenecks, ovvero i colli di bottiglia, probabilmente stanno migliorando, però saranno con noi per ancora un bel po' di tempo. Oltre il breve termine, la crescita dovrebbe rimbalzare fortemente nel corso del 2022, spinta dalla domanda robusta a livello nazionale. Il mercato del lavoro sta migliorando ulteriormente, gran parte delle persone hanno un lavoro e poche persone sono in cassa integrazione. Le famiglie dovranno avere più soldi per poterli ovviamente spendere e capacità d'acquisto. La politica fiscale e monetaria hanno contribuito a questo outlook positivo. La produttività e tutte le riforme strutturali ben targetizzate insieme alla politica fiscale rimangono la chiave per complementare la nostra attività di politica monetaria. Inflazione ha toccato 5,1% a gennaio, da 5% di dicembre 2021 e dunque ci aspettiamo che rimarrà alta nel breve termine. I prezzi delle energie continuano ad essere il motivo principale per questo tasso elevato di inflazione. Hanno un impatto diretto sono colpevoli per quasi metà dell'inflazione headline a gennaio. I costi dell'energia stanno spingendo i prezzi su tutti i settori. Prezzi del cibo sono incrementati fortemente a causa di fattori stagionali, il costo del trasporto e i prezzi dei cosiddetti fertilizers, ovvero fertilizzanti. L'incremento di gran parte dei numeri, di gran parte dei prezzi, di gran parte dei beni stanno impattando il mercato negativamente. Questi sono i motivi per cui l'inflazione è incrementata negli ultimi mesi. Questi sono fattori pandemici e dunque l'unica cosa che possiamo dire è che ecco, la durezza di questi impatti per il momento è incerta. Le dinamiche legate ai prezzi, ecco, rallenteranno nel 2022, soprattutto le pressioni sui prezzi dovrebbero però calmarsi verso la fine del 2022. Per quanto concerne il mercato del lavoro, le condizioni stanno migliorando pian piano, però l'incremento dei salari rimane tutto sommato troppo lento. La nostra politica monetaria dovrebbe sostenere l'incremento dei stipendi nel lungo termine. Le aspettative sull'inflazione sono piuttosto stabili nel lungo termine e vicini al 2% nel medio-lungo termine. Le nostre previsioni sono per un'inflazione vicina al 2%. L'inflazione headline sarà settata nel lungo termine vicino al 2%, ciononostante continuiamo a vedere dei rischi legati all'outlook economico, anche se sono bilanciati nel lungo termine. L'economia potrebbe performare meglio del previsto se le famiglie saranno più confident e metteranno meno risparmi del previsto, come contrasto, ciononostante che le incertezze legate alla pandemia sono rallentate, le tensioni geopolitiche purtroppo sono aumentate e quindi il costo alto dell'energia potrebbe causare ecco un rallentamento nei confronti dei consumi e soprattutto gli investimenti. La gran parte dei colli di bottiglia che sono stati già risolti rimangono comunque un rischio sia per la crescita che per l'inflazione. Paragonate alle nostre aspettative a dicembre, i rischi sull'outlook inflazionistico sono rivisti al rialzo, in particolar modo nel breve termine. Se la pressione sui prezzi saranno ulteriori, a causa naturalmente del rialzo dei stipendi, l'economia tornerà verso la propria capacità più velocemente, l'economia potrebbe trovarsi in un punto di pressioni inflazionistiche più alte. I tassi di interesse sul mercato sono aumentati nel corso
dell'anno, tutto sommato, però i prestiti nei confronti delle banche sono tutto sommato basse insieme a quelle delle famiglie. E sono storicamente attualmente su livelli più bassi storicamente e le condizioni sull'economia rimangono favorevoli. I prestiti verso le famiglie sono aumentati, però sostenute da prestiti di breve e lungo termine. Per quanto concerne invece i mutui, i prestiti mutui sostiene ovviamente le famiglie e i diversi business. Le banche sono stabili, i balance sheet delle banche rimangono solidi, tutto sommato. Secondo il nostro sondaggio di prestiti alle banche, la domanda di prestiti da parte delle aziende è incrementata fortemente nell'ultimo trimestre del 2021. Questo è a causa del bisogno di capitale per i lavoratori legati ai colli di bottiglia e incrementato finanziamento, negli investimenti di lungo termine. Ulteriormente, le banche continuano ad avere un view positivo nella valutazione per quanto concerne i rischi di credito, delle linee di credito. Dunque, sommatizzando, l'economia dell'Eurozona continua a riprendersi, però la crescita rimarrà rallentata nel primo trimestre a causa. Invece l'outlook per l'inflazione è incerto e l'inflazione probabilmente rimarrà più alta del previsto nel lungo termine, ma terminerà ovviamente nel corso del 2022. Giudicheremo ovviamente i numeri, la data che ci arriva ogni mese, così faremo il nostro outlook sull'inflazione. Siamo pronti ad aggiustare tutti i nostri strumenti come dove è necessario ovviamente per stabilizzare l'inflazione verso il nostro target del 2% nel medio termine e siamo pronti per ecco, accogliere le vostre domande. Grazie Presidente, oggi la prima domanda va da Annette Weisbach di CNBC. Annette, prego. Presidente Lagarde, grazie per prendere la mia domanda. La mia prima domanda è questo record inflazione che avete visto a gennaio nell'Eurozona. Ci sono delle frizioni e divisioni all'interno del vostro board? E seconda domanda riguarda invece sul pricing del mercato che apprezza già due rialzi dei tassi della BCE nel corso del 2022. Invece voi che cosa state pensando? Cioè, pensate che questo non è un scenario possibile o meno? Grazie per queste due domande, grazie, molto pertinente entrambe le domande. Dunque, per quanto concerne l'inflazione, con questa sorpresa al rialzo che abbiamo visto prima a dicembre, adesso a gennaio, posso dirvi che c'è stata una preoccupazione unanime nel tavolo del nostro consiglio per quanto concerne i numeri sull'inflazione, ovviamente. L'impatto che ha nel breve termine e ovviamente l'impatto che ha nei confronti dei nostri cittadini è sicuramente molto importante. Siamo molto preoccupati per le persone più vulnerabili, le persone che hanno salari più bassi e le persone che devono ovviamente, come dire, vivere con questi prezzi al rialzo. Io vi assicuro che questa preoccupazione all'interno del nostro board e intorno al nostro tavolo era una preoccupazione a tutti i membri del board. Abbiamo avuto una discussione molto approfondita sull'inflazione nello specifico e ci stiamo focalizzando sulle informazioni che abbiamo e soprattutto sull'impatto che avrà nel nostro outlook di medio termine. Questo è chiaramente una cosa che verrà valutata nel dettaglio nel nostro incontro di marzo, quando produrremo più proiezioni che non abbiamo ancora fatto per il momento e dove possiamo ecco, raccogliere tutta la data, tutte le figure che ci arriveranno nel frattempo, soprattutto per quanto concerne il mercato del lavoro, gli stipendi e potremo veramente analizzare nel dettaglio quale sarebbe l'impatto della pandemia nel medio termine, soprattutto nelle nostre proiezioni di medio termine. Siamo tutti focalizzati su un mandato, e cioè stabilità dei prezzi. Siamo tutti preoccupati a prendere i giusti passi, le giuste misure nel momento corretto e non
e non prima o dopo, però è importante non essere di fretta prima di prendere una qualsiasi decisione, perché bisogna basarci sul data e non sull'emotività. Quindi questa è per quanto, la mia risposta per quanto concerne l'inflazione. Per quanto concerne invece l'altra domanda che riguarda i tassi di interesse, sa, non ho mai fatto promesse senza condizioni. È forse più importante al momento essere attenti alle condizionalità proprio ora. Quindi, come già detto, noi andremo a valutare attentamente. E saremo, dipenderemo, ci baseremo sulla data e lavoreremo ovviamente fino a marzo e cercheremo di capire bene quali sono i drivers dietro l'inflazione di breve termine e di medio termine e avremo un intero outlook e proiezioni di medio termine sull'inflazione e soprattutto per capire come saranno queste proiezioni, che effetto avranno. Non dimentichiamoci che facciamo tutto ciò sulla base della nostra forward guidance e cerchiamo ovviamente di non dimenticarci le sequenze che saranno graduali e ovviamente cercheremo di essere determinanti nel momento giusto e ecco, nel timing giusto. La prossima domanda va al Le Monde. Buon pomeriggio, grazie per la possibilità. Qualche ora fa la Bank of England ha deciso di incrementare i tassi di interesse da 25 punti base. Quattro membri del comitato effettivamente voleva alzare i tassi ulteriormente, non solo di 25 punti base, sono ovviamente diverse economie, ovviamente questo vuol dire anche diverse decisioni. Ci può spiegare quali sono le differenze tra l'economia e l'inflazione in Gran Bretagna e l'inflazione all'interno dell'Eurozona? Perché questo diverso corso di azione che avete intrapreso voi due banche centrali? Seconda domanda, cosa ci potrebbe dire per quanto concerne la crescita degli stipendi all'interno dell'Eurozona? C'è qualche preoccupazione da parte vostra? È interessante perché la sua prima domanda è quasi la risposta della sua seconda domanda, però vado a spiegarmi. La Gran Bretagna ha una storia di alta inflazione molto importante, soprattutto paragonata all'Eurozona. Qual è la differenza critica ora tra le nostre rispettive economie? Ovvio che ci sono tante differenze, ma io vi dico la critica. Ovviamente c'è tantissima. C'è ovviamente una scarsità dei lavoratori in Gran Bretagna, troppo posti di lavoro aperti e poca gente che va a riempirli. Io non vorrei prendere una posizione politica, ma credo che c'è stata una gran parte di manodopera che faceva parte dell'Unione Europea, cittadini europei che dovevano andarsene via dopo il Brexit e non sono stati sostituiti. Effettivamente la Gran Bretagna ha una carenza di lavoratori molto importante, quindi questa è l'essenza che causa le problematiche della Gran Bretagna. Sul fronte stipendi, ciò che stiamo vedendo e vogliamo ovviamente, e siamo molto contenti per la verità, è che l'Eurozona, all'interno dell'Eurozona il tasso di disoccupazione è il più basso nella nostra storia, 7%, un numero record per noi. Questo è il secondo aspetto che ci rende molto felici, è la partecipazione, il tasso di partecipazione perché è tornato ai livelli pre-pandemia. Quindi bisogna dire che queste sono notizie positive di cui noi dobbiamo essere molto contenti e non bisogna come dire, metterle da parte. Ovviamente ci sono dei movimenti importanti in termini di incremento dei salari, non abbiamo visto ovviamente negoziazioni per il momento per rialzo dei salari, questo dovrebbe essere normalmente, dico, il prossimo step quando c'è ovviamente basso tasso di disoccupazione.
soprattutto bisogna vedere anche gli schemi di operazione, il gap, ovvero il buco dell'output e l'economia che torna verso la piena capacità, verso il pieno ritmo, non sono ancora ovviamente raggiunti. Queste sono ovviamente tantissime informazioni che cerchiamo di prendere statisticamente e siamo molto attenti a cosa succede e che cosa probabilmente accadrà. Queste sono cose che stiamo prendendo in considerazione fino ad un certo punto e questo ovviamente fa parte delle nostre proiezioni. Cerchiamo ovviamente di capire nel corso del nostro incontro di marzo e poi ovviamente il nostro incontro di giugno, questi saranno incontri critici per capire ovviamente se no, i nostri target sono stati soddisfatti. La prossima domanda va a Reuters. Buon pomeriggio, grazie per prendere la mia domanda, che riguarda la vostra guidance, che dice siamo pronti a reagire verso qualsiasi direzione sia più importante. Per quanto concerne invece la vostra guidance, sembra che c'è però un'incoerenza rispetto a ciò che avete detto e ciò che state scrivendo nel comunicato stampa. La seconda domanda è sulla qualità delle vostre proiezioni. Siete così confident nelle vostre proiezioni? Il vostro track record è stato molto misto e non sempre, diciamo, corretto. E per quanto mi riguarda, anzi, mi è chiaro che i modelli non sono perfettamente equipaggiati. E che cosa ne pensate delle vostre proiezioni andando avanti? Grazie mille per la sua domanda. Sulla sua domanda, sulla prima domanda, lei ha fatto un ottimo paragone, un'ottima lettura dei nostri paragrafi che sono stati inclusi nel nostro statement di politica monetaria. E dunque sì, si tratta di un aggiustamento nelle due direzioni, al rialzo e al ribasso, e quindi siamo sempre pronti ad aggiustare i nostri strumenti come appropriato per raggiungere il nostro obiettivo del 2%, come appropriato ovviamente, ne abbiamo discusso all'interno del consiglio direttivo. La nostra analisi ha un range, molto molto vasto di diverse opzionalità, su cui ci basiamo grazie alla data che stiamo ricevendo ogni mese. E dunque abbiamo pensato che come appropriato, abbiamo pensato che attualmente la nostra copertura è stata perfettamente coerente, considerando ovviamente alla cosiddetta recollection verso l'altra direzione. Potrebbe indicare che c'è un cambio di tatto sotto questo punto di vista. Non siamo più in questo diciamo momento di bassa inflazione. Questo è che praticamente dice il nostro statement di politica monetaria. Chiaramente stiamo ricevendo numeri che ci sta informando che l'inflazione è su livelli alti. E questi rischi al rialzo, secondo le nostre proiezioni, sono in particolar modo per il breve termine e quindi questo è il motivo per cui abbiamo pensato che è appropriato coprire tutte le opzionalità che abbiamo a disposizione. Guardi, sono contenta che mi ha chiesto per la qualità delle proiezioni del nostro staff. È veramente interessante perché quando ero il direttore del mondo internazionale, del fondo internazionale, facevo le stesse domande del mio staff precedente. Che cosa significa dare una guidance o previsione? È un esercizio molto difficile che si basa sulle assunzioni che uno faccia e ai modelli che usa. Io sono perfettamente confident nel mio staff che sta cercando di includere tutte le assunzioni che sono sensitive, ragionevoli e hanno senso per poter ovviamente fare la nostra proiezione macroeconomica. Usano i modelli che usano, tantissimi analisti fuori dal nostro staff usano lo stesso. È fortemente sorprendente che
La gran parte delle persone che fanno delle proiezioni sono state estremamente sorprese dai numeri sull'inflazione, in particolar modo per dicembre e gennaio, perché pochissimi di loro potevano anticipare questo shock importante che ha colpito la nostra economia, ma tutte le economie. Stiamo parlando della crisi energetica, soprattutto, ecco, l'Europa è particolarmente dipendente in termini di importazioni quando si tratta di energia, quindi nessuno poteva immaginarsi questa situazione. Tutto il lavoro che fa il nostro staff per elaborare queste proiezioni ovviamente poi viene valutato dal consiglio direttivo e ciascun governatore di ciascuna banca nazionale fa ovviamente anche una valutazione ulteriore prima di lanciare le nostre proiezioni, prima di produrli. Quindi la determinazione è fatta alla fine del consiglio direttivo e quindi si tratta comunque di un descrizionale di un giudizio discrezionale del consiglio direttivo per quanto concerne la nostra alle nostre proiezioni ed è giusto avere un momento di giudizio quando siamo nella stanza del consiglio direttivo. La prossima domanda va a Caroline. Buon pomeriggio e grazie per l'opportunità. Quindi pensate di alzare i tassi di interesse o no? Qual è la vostra posizione sui tassi di interesse e su ciò che prezzano i mercati? Per quanto concerne l'inflazione di medio termine, abbiamo capito quello che pensate, specie di breve termine, ci può dare una visione di medio-lungo termine? Dunque, sulla prima domanda che riguarda i tassi di interesse. Come già detto, non posso fare delle promesse senza con delle condizionalità. Ho fatto alcune dichiarazioni nell'ultima conferenza stampa che si basano pienamente sui numeri che avevamo la scorsa volta. Dunque, ciò che sto dicendo adesso, quando viene marzo, e quando avremo più numeri e potremo integrare all'interno del nostro lavoro analitico i numeri che usciranno nel frattempo, saremo in una posizione di fare una valutazione molto attenta sulla base dei numeri e non posso pregiudicare che cosa e come sarà, ma siamo comunque vicini, siamo assolutamente vicini. Per ovviamente poter preparare le nostre proiezioni del consiglio direttivo e per fare ovviamente le decisioni per quanto concerne l'incontro di marzo, però ciò che credo è che tutto va su come stiamo facendo le nostre decisioni. Facciamo le nostre decisioni sulla base dei numeri che stiamo ricevendo e soprattutto sulla base della nostra forward guidance per quanto concerne i tassi di interesse. Le facciamo in maniera graduale perché non siamo qui per, come dire, rock the markets. E possiamo usare tutti gli strumenti e tutte le opzionalità per rispondere a questa situazione che effettivamente è cambiata, questo è chiaro. Anche nel nostro comunicato stampa abbiamo fatto capire che comunque ovviamente la situazione è cambiata e noi siamo pronti ad aggiustare la nostra politica monetaria. È cambiata la situazione? Sì, continuiamo a monitorarla attentamente e però prendiamo le decisioni sulla base della nostra data. Quando avremo più data potremo fare una valutazione un po' più importante. Qual è la mia previsione sull'inflazione di medio termine? Io sono molto triste di dirle questa cosa, sono molto dispiaciuta. Ma stiamo valutando un rischio al rialzo? Nel breve termine,
particolarmente nel breve termine. Sapremo meglio quale sarà l'impatto sul medio e lungo termine, ma mi faccia dire una cosa. Siamo molto più vicini al nostro target. E questo è perché nel medio termine ci sono fattori e drivers dell'inflazione che ci stanno aiutando di raggiungere questo target, e questo ha a che fare con il mercato del lavoro, come abbiamo detto precedentemente, e soprattutto con l'inflazione su ampia scala, e ha a che fare con le aspettative sull'inflazione che sono basati su diversi sondaggi che stanno ovviamente andando vicinissimo al nostro target. Quindi questi sono dei sviluppi molto positivi, e ciò che sto dicendo è che noi siamo preoccupati perché so che i cittadini europei stanno soffrendo, in particolar modo quelli che devono riempire ovviamente le macchine e quelli che stanno soffrendo dal prezzo dell'energia. Stiamo vedendo ovviamente questi fattori continuare a rimanere alti nel breve termine, e nel medio termine crediamo che avremo più certezza, in particolar modo nell'incontro di marzo per quanto concerne l'inflazione di medio-lungo termine. La prossima domanda va a Milano Finanze, Francesco Ninfole. Buon pomeriggio, grazie per la possibilità. Ci può spiegare qual è il vostro miglior modo per reagire all'inflazione quando sarà ovviamente incrementata dall'offerta e non dalla domanda? L'inflazione potrebbe essere un problema anche sulla domanda, naturalmente, come lei ha detto precedentemente. Poi ho una domanda sulle regole fiscali. Negli ultimi giorni i diversi advisor dei governi italiani e francesi hanno deciso ovviamente. Che cosa ne pensa in particolar modo della proposta di trasferire una parte del balance sheet della BCE legato ai bond governativi? Grazie. Dunque, grazie per le due domande molto interessanti. Ho aperto questa conferenza stampa dicendo che tutti i governatori del Consiglio direttivo sono estremamente preoccupati per l'inflazione, soprattutto i livelli che ci hanno sorpreso, sia per dicembre che gennaio. Abbiamo fatto un'analisi molto attenta se si tratta di un problema di domanda, se si tratta di un problema di offerta. La politica monetaria potrebbe avere sempre un impatto importante, soprattutto sulla domanda, e bisogna vedere anche come naturalmente impatta l'offerta importata. Più tempo ovviamente rimane l'inflazione, è chiaro che c'è più possibilità del cosiddetto second run effetti, ovvero effetti di secondo grado, e quindi siamo tutti preoccupati di raggiungere il nostro obiettivo di stabilità dei prezzi sempre nel medio termine. Quindi questa strategia che abbiamo adottato, cioè conosciamo benissimo quali sono i limiti di ciò che può essere fatto e quando può essere fatto. Ovvio che quando le condizioni saranno pronte, per questo noi lo faremo, prenderemo le nostre azioni e decisioni. Lei sta parlando dell'editorial che è stato preparato e pubblicato da uno dei vostri colleghi. Ovviamente io l'ho letto e ho pensato che il consiglio direttivo della BCE e ciò che sta pensando per il patto di stabilità, ovviamente a noi ci interessa come le regole fiscali verranno applicate all'interno dell'Eurozona, e siamo attenti a vedere come ci sarà, ovviamente, se ci sarà un'unità fiscale all'interno dell'Eurozona, esattamente come c'è un'unità monetaria. E
Tutti e due stanno cercando di lavorare insieme, cioè la politica fiscale e monetaria per il momento è stata molto efficiente. Io non posso dare però una valutazione sulle diverse proposte di altre persone. Abbiamo detto noi, il Consiglio direttivo della BCE, che ci piacerebbe vedere regole che sono più semplici, che sono più friendly, che stanno ovviamente, che aiutano di seguire le regole e soprattutto la capacità fiscale per rispondere insieme a diversi shock come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Le decisioni ovviamente dipenderanno dai diversi leaders e che cosa sono pronti a compromettere e accettare per il futuro. Secondo le nostre prospettive, più unione fiscale ci sarà, questo sarà molto più positivo anche per la politica monetaria. La prossima domanda va per The Financial Times. Buon pomeriggio, mi sente? Sì, perfettamente. Le faccio questa domanda a dicembre. Io le chiedo scusa, ma le rifarò la domanda. Lei crede che i mercati stanno prezzando più rialzi dei tassi quest'anno della BCE? E secondo punto, ci può spiegare qual è la sua posizione sulle tensioni tra la Russia e l'Ucraina e soprattutto c'è un impatto sul vostro outlook inflazionistico? Grazie per la sua domanda. Guardi, le confesso che non mi ricordo che risposta le abbia dato l'ultima volta alla prima domanda, potrei ripeterla, mi spiace. Quindi, dunque, ci sono sempre diverse indicazioni sull'andamento dell'economia, ci sono sempre numeri diversi sul mercato del lavoro, sull'inflazione, la crescita economica. Abbiamo una forward guidance che riguarda la nostra politica di tassi di interesse, che identifica tre pilastri, tre criteri principali che devono essere soddisfatti per poter alzare i tassi di interesse. E dunque io non vorrei insultarla ripetendo questi tre criteri più volte, come già ripetuto. Però guardi, lo farò. Dunque, allora, il primo è inflazione vicina al nostro target, 2% nel medio termine, la durabilità, e cioè vedendola rimanere sul nostro target verso la fine dell'orizzonte, e soprattutto inflazione underlying che è sufficientemente forte per determinare il progresso verso il nostro target. E noi applicheremo questi tre criteri su alcun passo che stiamo facendo d'ora in avanti e cercheremo ovviamente di capire se sono soddisfatti o meno prima di poter alzare dei tassi di interesse, ma non dimentichiamoci che c'è anche un segue se seguenza. E la sequenza è che non alzeremo i tassi di interesse prima di completare il programma APP, ovvero gli acquisti titoli di Stato. Prima finiamo gli acquisti e poi iniziamo ad alzare i tassi di interesse. Questo glielo posso dire con certezza. A marzo decideremo quale sia la valutazione e soprattutto decideremo quale sarà il ritmo e ovviamente la grandezza per applicare verso questi acquisti per il resto del 2022. Lei mi ha chiesto una domanda molto politica. Io però, sa, io non potrei prendere una posizione politica, ma quello che le posso dire è che i problemi geopolitici che siamo in Europa, se dovessero materializzarsi, sicuramente avranno un impatto sul prezzo dell'energia, questo è chiaro, e un incremento naturalmente dei costi su tutta la catena dei prezzi, questo è più che chiaro, ma avranno anche un impatto sulla crescita dell'economia dell'Eurozona come risultato di ovviamente un ridotto income e consumi delle famiglie e soprattutto riduzione degli investimenti, quindi è chiaro che un conflitto
inasprito avrà un impatto negativo sulla catena dei prezzi e non soltanto anche sulla crescita della nostra economia. Abbiamo incluso questo comunque nel nostro scenario quando abbiamo deciso di appunto preparare le nostre proiezioni che ovviamente consegneremo al nostro consiglio direttivo. Quindi separatamente vorrei dire che pace è ben meglio rispetto a qualsiasi tipo di guerra, quindi me lo auguro. Una domanda a Mark Schurz. Buon pomeriggio, grazie per prendere la mia domanda. La prima è riguardo l'inflazione. Lei ha menzionato più volte che ci sono sorprese al rialzo, il che vuol dire che le proiezioni del vostro staff sono già scadute, se possiamo usare questa parola, perché i numeri sono più alti rispetto a ciò che il vostro staff ha previsto per 2022-2024. Se l'inflazione è ben più alta rispetto alle vostre aspettative, non credete che i tassi di interesse sono ben più bassi rispetto a ciò che pensavate fosse corretto essere? Come pensate di ricalibrare la vostra politica monetaria? Grazie per queste due domande. Per l'ultima, ovvio che la politica monetaria deve continuare a sostenere l'economia, lo ha menzionato anche lei. Tutta la scatola di strumenti che stiamo utilizzando per il momento funziona molto bene, sta spiegando anche gran parte dei buoni risultati che sta ecco, acquistando ovviamente la nostra economia. Non abbiamo ovviamente usato solo la parola al rialzo in termini di sorprese, abbiamo usato anche rischio e dunque anche qui c'è ovviamente un aumento in termini di rischi, un incremento in termini di rischi. Abbiamo menzionato che non abbiamo incluso nel nostro nel, non abbiamo spiegato bene quali sono i rischi che riguardano ovviamente il rialzo dell'inflazione, ma credo che le indicazioni sono molto esplicite che potrebbero esserci prezzi ben più alti rispetto a ciò che ci siamo aspettati nel corso dell'anno e soprattutto possibilmente prezzi più alti rispetto a quelli che abbiamo anticipato verso la fine dell'anno. Quindi i rischi rimangono sempre, questo è chiaro. Una domanda da parte di Politico? Ioan, non la sentiamo? Ok, adesso ci sono, grazie mille. Velocemente, le vostre proiezioni per marzo, che lei ha sottolineato più volte, se queste previsioni che sono già state riviste stanno facendo inflazione che sta ben al di sopra del vostro target per 2023-2024, non pensa che sarebbe opportuno rallentare con gli acquisti di titoli di Stato ben prima del previsto? Grazie alla sua domanda, ma io non voglio speculare su quello che il Consiglio direttivo farà nel futuro. Non voglio speculare, non è il mio lavoro. Buon pomeriggio, ci sente? Sì, la sentiamo perfettamente. Mi stavo chiedendo allora, alla luce di questi eventi, se avete menzionato fino a che grado potrebbe esserci cosa potrebbe farvi terminare il TLTROS? Che cosa deve succedere? Allora, in questo incontro non abbiamo discusso dei TLTRO. Sono uno dei punti che discuteremo al nostro incontro di marzo. Sono sicura, quindi a marzo avremo più indicazioni per quanto concerne il TLTRO. Credo che comunque termineranno a giugno, corretto? Sì, corretto. La prossima domanda, Handelsblatt. Sì,
Sì, grazie mille. Allora, all'inizio della conferenza stampa lei ha detto che c'è stata una preoccupazione unanime per quanto riguarda l'inflazione, solo per essere sicuro. Quindi la vostra decisione di oggi è stata presa all'unanimità, solo per sapere fino a che punto lo scenario riguardo i rischi. I rischi legati all'incremento dei rendimenti dei bonds determina il ritmo alla normalizzazione della vostra politica monetaria, soprattutto considerando che il debito nazionale è esploso nel corso della pandemia. Grazie mille. Credo che ho detto che c'è stata una preoccupazione sull'inflazione sul nostro tavolo, perché sappiamo che pesa ai nostri concittadini europei. Ugualmente c'è stata unanimità sulla nostra decisione, che non potrei chiamare decisione di politica monetaria, perché stiamo continuando la normalizzazione della politica monetaria della BCE e stiamo considerando che cosa possibilmente accadrà e quali sono le opzioni che possiamo offrire, quali sono le opzionalità che avremo in futuro e soprattutto per rispondere alle incertezze che ci attendono. Quindi questo è quanto abbiamo discusso oggi in maniera molto attenta, ma c'è un consenso generale che queste questioni sono state approcciate a questo incontro. Ora per gli spreads. Io francamente devo dirle che non abbiamo notato un sviluppo. Gli spreads non si sono allargati in alcun modo, quindi dunque non abbiamo osservato questo scenario che lei ha menzionato. È un scenario che stiamo osservando attentamente, ma crediamo che non ci sono motivi per credere che ci sarà un scenario opposto, un scenario diverso. Ovviamente risponderemo se questo sarà necessario. Abbiamo tutti gli strumenti per adeguare la nostra flessibilità se questo ovviamente è necessario. La prossima domanda va a Klaus Reiner. Klaus, non ti sentiamo. Ci sono problemi di audio, ok. Grazie, ci sono adesso, scusatemi. Grazie per prendere la mia domanda. Vorrei focalizzarmi sulle pressioni energetiche. I vostri colleghi hanno assunto che quanto conta per la vostra politica monetaria il prezzo sull'energia? Il dollaro sta incrementando significativamente contro l'euro, visto che il petrolio e il gas naturale sono al rialzo. Crede che questo è il motivo per cui il prezzo dell'energia sta naturalmente incrementando secondo lei? E quindi tantissime persone stanno criticando che le politiche monetarie della BCE sta aumentando appunto la crisi energetica. Lei che cosa dice a queste criticità? Che cosa risponde? Dunque, grazie. I prezzi sull'inflazione che stiamo osservando sono causati almeno al 50% dei prezzi sull'energia. Il petrolio, il gas e l'elettricità sono legate, ovviamente. E il gas non aveva questo prezzo negli anni precedenti, perché ovviamente ci sono ovviamente dei dettagli che vorrei ecco risparmiarvi. Però almeno il 50% dell'inflazione è causata a causa dei prezzi dell'energia all'interno dell'Eurozona. Innanzitutto la BCE inizierà a ridurre i propri acquisti di titoli di Stato e poi inizieremo a rialzare i tassi di interesse. No, non crediamo che avranno un qualsiasi impatto sul prezzo dell'energia le nostre politiche monetarie, qualunque loro siano. Quindi non è che la BCE decide il prezzo per barile, che è ovviamente soprattutto fissato fuori dall'Eurozona.
È vero che gran parte di questi contratti di cui ne abbiamo parlato sono soprattutto in dollari, questo è chiaro, ma se vado a vedere l'apprezzamento e il deprezzamento dei vari cambi, specie l'euro-dollaro, abbiamo visto che comunque l'euro nei confronti del dollaro si è deprezzato all'incirca il 3% negli ultimi mesi, quindi questo non credo che questo c'entri qualcosa con. Non credo che la BCE colpe per quanto concerne tutto ciò che accade sul mercato energetico e poi di conseguenza l'apprezzamento del dollaro. Il nostro mandato è stabilità dei prezzi e sicuramente cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi, che sono stabilità dei prezzi, inflazione al 2% nel medio termine, e credetemi, quando sarà richiesto e le condizioni saranno soddisfatte, noi reagiremo perché il nostro lavoro è perché è la nostra responsabilità e noi lo faremo. La prossima domanda va ad Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, grazie per l'opportunità. Avrei due domande. La prima è sulla lower bound. Se l'inflazione dovesse essere troppo alta rispetto al 2%, quale sarebbe la vostra risposta? La vostra risposta va ovviamente dalla parte del limite inferiore. E la mia seconda domanda è: il Consiglio direttivo si attende che gli acquisti titoli di Stato terminerà poco prima che iniziereste ad alzare i tassi di interesse. Che cosa vuol dire esattamente poco prima? Non credete che i tassi sono troppo bassi per troppo tempo? Dunque, come alzate i tassi di interesse? Alzando i tassi di interesse. Chiaramente avremo un modo molto sofisticato, un approccio molto sofisticato per fare ciò e lo faremo in una sequenza che abbiamo già concordato insieme. Abbiamo deciso di guardare agli acquisti di titoli di Stato e ridurli gradualmente, basandoci sulla data e indicatori macroeconomici e poi solo dopo guarderemo ai tassi di interesse. Ora, lei mi sta chiedendo una domanda riguardo a questi titoli di Stato e non sono sicura esattamente cosa mi ha chiesto, soprattutto non capisco che cosa le preoccupa, però mi può ripetere? Ah sì, esattamente, che cosa significa poco prima? Allora, cosa significa poco prima del previsto? Forse significa poco prima di iniziare, significa esattamente quello che significa. Il Consiglio direttivo si muoverà basandoci alle valutazioni che stiamo ricevendo e facciamo tutti i mesi, il Comitato non è di fretta e faremo la nostra sequenza come stiamo facendo sempre. Termineremo gli acquisti pandemici nell'ambito del PEP a fine marzo e poi rivolgiamo il nostro sguardo al programma APP e dunque non dovreste assumere troppo, non dovreste speculare troppo sull'immediatezza dei rialzi dei tassi. Non saremo complacent, però non andremo di fretta in questo processo perché è importante seguire la sequenza che abbiamo settato in anticipo e soprattutto seguiremo la nostra forward guidance che verrà ovviamente sempre aggiornata. E l'ultima domanda va a France Presse. Grazie mille, buon pomeriggio Presidente. È importante prevenire l'effetto, il cosiddetto secondo effetto.
Le persone che stanno andando per strada e hanno, non hanno più potere d'acquisto, lei che cosa le risponde a queste persone? Ci sarà un moderamento degli stipendi nel breve termine? Non siamo ancora lì, ovviamente. E la seconda domanda riguarda. Un'intervista di Spiegel, di un esponente politico tedesco che sta giudicando fortemente, criticando fortemente le banche centrali, specie la BCE, dicendo che il livello di debito pubblico è talmente alto che ovviamente le banche centrali non vogliono agire, essendo che il debito dei paesi nazionali è troppo alto. All'ultima domanda, ovviamente non posso rispondere perché non ho letto questa intervista. Lei ha le proprie opinioni e questo debito, lei dice che questo debito eccessivo è un peso importante, deve essere però un problema dei paesi nazionali. Quindi io non posso fare guessing su questa analisi, però non sono sorpresa che lei sta. Lei sta facendo il suo lavoro e va bene così. Per quanto riguarda l'effetto di secondo grado, non prendetemi in maniera sbagliata, non stiamo vedendo un incremento dei salari che potrebbe essere nelle condizioni dei mercati come lo sono attualmente. Stiamo vedendo una disoccupazione sui minimi, ancora a livelli sui minimi rispetto addirittura ai livelli pre-pandemici. Gradualmente il gap dell'output si sta chiudendo sempre di più e stiamo aspettando ovviamente per vedere questo movimento sugli stipendi, la nostra responsabilità è assicurarci che questi effetti di secondo grado non verranno ovviamente indirizzati dalla politica monetaria. Se l'inflazione dovesse essere fuori controllo, se ci fosse, dovesse essere una spirale, non è una stipendi, ovviamente, salari, inflazione, sarebbe una cosa importante, ma non stiamo dicendo che ci deve essere una moderazione degli stipendi. Spero che vedremo nel corso dell'anno un rialzo dei salari, perché questa sarebbe la logica dell'economia che stiamo cercando di condurre. Dobbiamo essere un po' più attenti su ciò che stiamo sentendo, e c'è un paragone costante tra Fed e BCE. Non bisogna farlo perché noi siamo in due ambienti diversi, siamo due economie diverse, abbiamo due dati diversi sulla crescita economica. Un esempio, la nostra domanda dell'Eurozona è ben dove era nei livelli pre-pandemici. Negli Stati Uniti al rialzo è il 30%. Fatevi una domanda perché? Perché questi, ovviamente, aiuti fiscali che erano massivi da parte degli Stati Uniti, in Europa invece non erano a livello eccessivo e quindi in un ritmo molto misurato, in un ritmo molto moderato. E dunque. E questo è il motivo, facile da dire, però l'unica cosa che vi auguro è una buona giornata. Grazie. Questo era tutto per la nostra conferenza stampa. La prossima conferenza stampa sarà il 10 di marzo. Fino ad allora, buon lavoro e state bene. Grazie.